Danilo Cominelli oggi parla e celebra la Santusa del Tacolera, insomma la transumanza che oggi, questa mattina, anche con i bambini della scuola primaria, ha transitato proprio qui in Piazza Sarocco. Andiamo un po' a rievocare quelle che sono le tradizioni parresi. Sì, anche il nome è un nome in Gaia che ha voluto fortemente il mio vice sindaco, il mio assessore alla cultura, rende onore al nostro paese, un paese che nasce appunto da origini molto antiche, addirittura abbiamo dei ritrovamenti di circa 2000-2500 anni fa e poi si è sviluppato appunto all'insegna della pastorizia e quindi oggi un onore ai pastori, onore a queste attività che hanno reso importante nei primi anni di vita di Parre tutte le nostre attività legate appunto alla pastorizia. Oggi è stato bellissimo, ringrazio appunto il mio assessore, il mio vice sindaco, ringrazio gli alpini, ringrazio tutti i pastori che poi faranno anche da relatori con i bambini, faranno una chiacchierata, gli racconteranno com'è il loro lavoro. Non posso che veramente essere contento perché è un inizio di scuola così, è la prima volta dopo ormai 10 anni che sono sindaco. La cosa bella è che anche la gente di Parra ha partecipato, ha voluto vedere e assistere a questo momento. Sì, perché come dicevo, per noi la tradizione è nel sangue, oltre a questa manifestazione abbiamo parecchie manifestazioni che portano avanti il folklore, la tradizione e nei cittadini di Parre c'è il gene della pastorizia, quindi tanti a vedere le pecore, tanti a vedere i pastori e tanti a seguire anche questa chiacchierata che faranno i bambini con i pastori, insomma. Omar Rodigari, hai voluto fortemente questa giornata qui a Parre che va un po' a riscoprire quelle che sono le tradizioni, ma partiamo da questo nome Ingai, perché lo hai scelto e perché lo hai voluto e preteso? Perché il Gai è sempre stato il linguaggio dei pastori, un linguaggio che si svincola completamente da quello che è il dialetto bergamasco, è un linguaggio che a me piace chiamare corporativo perché è proprio della categoria dei pastori, di chi svolgeva questo lavoro. Tant'è un aneddoto che dico sempre è che i miei nonni, che sono di inizio Novecento, sono nati inizio Novecento, mio nonno parlava il Gai di Parre, mio nonno di Parre, mia nonna di Parre non capiva niente di Gai, il che è paradossale. Eppure era così, il Gai è un linguaggio particolare proprio dei pastori e era il nome naturale, usare un nome in Gai era il nome naturale per dare il titolo a questo evento, quindi Santusa di Tacoler, che significa molto semplicemente festa dei pastori. È a loro che vogliamo intitolare questo evento, non tanto alle pecore, l'animale, ma è proprio alla professione del pastore, una professione che era molto particolare, che costringeva chi svolgeva questo lavoro a stare via mesi, mesi e mesi da casa. Quindi prima d'estate si andava in alpeggio ed inverno si andava alla bassa, quindi i momenti per stare a casa con la famiglia erano davvero pochi. E quindi l'omaggio è ai pastori. A Parre attualmente ci sono ancora delle aziende abbastanza grosse, aziende agricole, che svolgono questa attività e l'omaggio è tutto loro, tant'è che adesso tra poco inizierà un momento di dialogo tra i bambini della scuola primaria e due dei tre pastori, il terzo purtroppo non è potuto essere presente perché ha demonticato al Barbellino e adesso si trova nella bassa ad approntare tutto quello che è necessario per mantenere il gregge in pianura. Era importante però celebrare i pastori, celebrare un po' questo DNA di Parre, ma soprattutto pastori che sono sempre più giovani, che hanno una caratteristica giovane, perché insomma non ci troviamo pastori anziani. Eh sì, il ricambio generazionale funziona, in questi casi, soprattutto nelle nostre aziende agricole locali, il passaggio generazionale ha funzionato, quindi i padri che facevano il pastore attualmente hanno un ruolo un po' più marginale rispetto a prima, ma perché i figli hanno preso in mano le redini delle aziende agricole e stanno portando avanti il lavoro così come lo facevano i loro padri, con magari la differenza che
la transumanza dall'alpeggio alla pianura non viene fatta tutta a piedi, ma si utilizzano dei camion per trasportare. Un po' è cambiato il lavoro, però sono comunque aziende che non mantengono i capi ovini in stalla, ma sono sempre all'aperto. È un pascolo vagante, ramingo, che permette anche il benessere dell'animale, a cui queste aziende agricole tengono molto. Insomma, una giornata ricca di appuntamenti, ricca di impegni e ricca di scoperte, soprattutto per valorizzare quello che è l'importanza della pastorizia per questo comune. Allora, la pastorizia ha svolto nei secoli addietro, era l'economia fondante di Parre. Dico in particolare di Parre perché ovviamente la pastorizia non caratterizzava solo Parre, ma caratterizzava anche i comuni limitrofi dell'Alta Val Seriana e anche sull'arco alpino, ma Parre aveva un ruolo veramente fondante, cioè l'economia, noi oggi affrontiamo uno sviluppo industriale anche abbastanza importante in Val Seriana, ma nei secoli addietro l'economia fondante era la pastorizia, ciò che portava ricchezza in queste terre che tendenzialmente erano comunque piuttosto povere, era la pastorizia, che ci ha permesso anche di arricchire le chiese, abbellire le chiese, far lavorare artisti importantissimi nel 600 e nel 700, soprattutto sull'arte sacra. E quindi è davvero un plauso che va ai nostri antenati questo. Oltre a omaggiare i pastori di oggi, vogliamo omaggiare i pastori di allora che ci hanno permesso di costruire una comunità molto importante, coesa e con un discreto benessere. Michele Schiavi, sei qui a Parre a rappresentare chiaramente il Consiglio regionale di Regione Lombardia, ma sei qui anche per valorizzare quelle che sono le tradizioni, così come vuole fare il Comune di Parre, tanti giovani, tanti bambini, ma tante anche persone che hanno voluto assistere a questa giornata speciale. Sì, una giornata veramente speciale, la festa dei pastori qui a Parre. Il Consiglio regionale ha approvato proprio nella scorsa legislatura una legge regionale sul pastoralismo, quindi è una delle tradizioni che intendiamo promuovere, valorizzare e continuare a raccontare anche alle nuove generazioni. Un'occasione più bella di questa, dove il Comune di Parre e tutta l'amministrazione comunale ha deciso di organizzare questa bellissima festa in cui i pastori del paese, quindi coloro i quali ancora compiono questa attività sul loro territorio comunale, raccontano ai bambini delle scuole elementari, quindi alle nuove generazioni, quello che è un mestiere a tutti gli effetti, che rischia di scomparire anche a causa di alcuni effetti negativi che sono presenti sul nostro territorio. Penso alla presenza dei grandi carnivori, su cui il Consiglio regionale della Lombardia è fortemente impegnato per far approvare delle deroghe che diminuiscano il numero, ma proprio anche per far capire ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, che è uno dei lavori possibili che anche loro possono intraprendere. C'è una riscoperta di quelli che sono i lavori del settore primario, perché no, anche a Parre, che possono esserci in futuro degli altri pastori a portare avanti questo mestiere, questa importante tradizione. E siamo con il veterinario Giuseppe Imberti, figlio di pastori, ci teneva chiaramente a ricordarmi che ha fatto uno studio importante su quelli che erano i passaggi dei pastori parresi proprio destinati alla Svizzera. È una questione questa che mi occupa da circa 40 anni, cioè da quando mio papà, che lavorava in un alpeggio in Svizzera, ha trovato casualmente una roccia con scolpiti i nomi dei pastori. Fra questi nomi c'erano Cominelli e Cossali, no? Quindi praticamente erano i cognomi del nostro paese. Ecco, quando è arrivato a casa ce l'ha raccontato a noi ragazzi e a me questa storia mi ha sempre affascinato, mi ha sempre incuriosito. Per cui nel tempo, 40 anni a questa parte, no, mi sono posto delle domande. Chi erano questi pastori? Da dove venivano? Vabbè, si poteva capire dai cognomi. Perché erano proprio lì in Svizzera? E che strada facevano? Come facevano ad entrare in Svizzera? Tra l'altro, ecco, della Svizzera, ci tengo a precisare, stiamo parlando delle Alpi Mesocone, cioè della Val Calanca e della Val Mesolcina in particolare. Perché poi i pastori di Parre probabilmente andavano anche in Engadina o in altre parti della Svizzera, però è di questa zona che io mi sono occupato. Diciamo che in questi 40 anni, adesso ne ho 60, qualche risposta appunto me la sono data, no? Ed effettivamente c'era un passaggio privilegiato per i parresi. Sì, questo sembra documentato, io questo atto non l'ho visto, però sembra documentato che all'inizio i pastori di Parre avessero un diritto di passaggio sulle Alpi
che riguardano la Rera, in sostanza. La Rera, la Valvedro, il Branchino, fino a Roncobello, lungo il sentiero di Castrù, detto così. E beh, abbiamo scoperto anche questa particolarità. Giuseppe Imberti, veterinario, figlio di pastori, e quindi insomma anche la sua professione è stata un po' una vocazione di quando era giovane. Sì, certo, certo. Il fatto di, fin da quando ero piccolo, 14-15 anni, mio papà mi faceva andare con le pecore, un gruppetto di pecore qui in paese. Lui, diciamo dopo gli anni 60, dopo quando sono nato io, è andato a lavorare in fabbrica. Però la passione delle pecore l'ha sempre avuta. Avevamo il nostro piccolo gregge in paese ed io ero il pastorello. 14, 15, 16 anni, la domenica, mi ricordo, il sabato, le domeniche, io ero in giro con le pecore. Diciamo che la pecora ce l'ho nel sangue. Quanto è importante che l'amministrazione comunale organizzi anche giornate di questo tipo, anche con i ragazzi che vediamo alle sue spalle? Direi che è fondamentale, perché le cose cambiano in maniera rapida, veloce, e i giovani, i ragazzi, i bambini devono conoscere questo mondo. È fondamentale. E siamo in compagnia di Cinzia Toretti, responsabile del presto della scuola primaria di Parre, scuole che oggi non hanno voluto mancare a questa giornata speciale, alla scoperta delle tradizioni. Non abbiamo voluto mancare, non potevamo mancare, grazie all'invito dell'amministrazione comunale, non potevamo mancare perché la scuola è prima di tutto esperienza e valorizzazione di questo territorio. Oltretutto siamo nella settimana dell'accoglienza e abbiamo parlato di lasciare delle impronte, quindi abbiamo parlato di lasciare delle impronte nella scuola, lasciare le impronte nel cuore, lasciare delle impronte nella nostra città. Ci troviamo anche nella città Bergamo, Brescia, capitale della cultura, per cui valorizziamo ancora di più il nostro territorio, e oggi è la giornata delle impronte nel nostro paese e insomma mai come oggi potevamo essere presenti con questa esperienza che per noi è fondamentale, perché Parre per noi rappresenta una ricchezza di tradizioni e di cultura locale che come scuola vogliamo valorizzare, e quindi siamo qui anche noi a goderci lo spettacolo di queste pecore e a fare questa intervista ai pastori, e chissà che non nasca qualche, come dire, nuova volontario e nuova vita per qualcuno in questo ambito. Abbiamo visto anche tanta curiosità da parte dei bambini proprio nel racconto dei pastori. Sì, i bambini sicuramente sono pronti a fare tante domande, sono molto curiosi, e diciamo che è un lavoro che sicuramente devono scoprire anche loro, con i sacrifici e le fatiche, ma proprio anche quella che è la passione, e quindi insomma hanno sicuramente tante curiosità da chiedere insomma a questi pastori. Anna Carissoni, giornalista e scrittrice di tanti libri dedicati ai pastori e alla storia di Parre, anche al GAI. Certo, io sono proprio contenta di questa manifestazione perché finalmente valorizziamo la nostra attività tradizionale, e sono particolarmente contenta dello studio che ha fatto il veterinario Imberti, perché quando lavoravo, insomma, stavo prendendo le documentazioni per il mio primo saggio sui pastori, stiamo parlando della preistoria, mamma mia, ero giovane, vabbè, ma comunque il signor Piero, il papà del veterinario, che era molto amico di mio papà, ci aveva raccontato questa storia del Pass della Scrittura in Svizzera, e insomma ci organizzammo e andammo a vedere questo posto, e fu lui proprio, il papà di Giuseppe, veterinario, a guidarci. Tra l'altro posti bellissimi, e lì finalmente capii perché andavano così lontano i nostri pastori. C'erano delle distese immense, delle praterie in quota ovviamente, con una quantità di erba notevole, e niente. E quindi da lì poi ne parlai anche sul libro appunto che ho fatto, e si mise in movimento tutta questa ricerca. Io ripeto, sono molto contenta di averle dato un po' il via. Ecco. Tra gli studi che ha condotto ci sono tanti studi legati al GAI, a questo dialetto storico parrese. Ma da dove nasce il GAI? Da dove arriva? Non è un dialetto parrese, è un gergo di lavoro, un gergo di mestiere che i pastori, per esempio, ho sentito quelli veneti, quelli trentini, eccetera, lo conoscono anche loro, quelli friulani, perché in giro per il mondo era una categoria un pochino particolare, no? Che spesso aveva anche qualcosa da nascondere.
E quindi questo gergo serviva egregiamente sia a nascondere appunto magari qualche marachella, qualche pascolo abusivo eccetera, ma sia anche secondo me, e penso anche me l'hanno detto i pastori, a sentirsi un po' meno soli, no? Come un gergo un po' di categoria, perché era una categoria a cui tanti guardavano male, insomma anche malvista in certi aspetti. E quindi era un modo un po' di fare comunità per il poco, perché in genere poi i pastori sono individualisti, diciamocelo chiaro. Vilma Giovanetti, vengo da Stresa. Da Stresa, dalla provincia di Novara a Parre, per quale motivo? L'amore. Insomma, l'amore ti ha portato qui, ti ha portato a vivere in Alta Valle Seriana. Raccontaci qualcosa di più anche del tuo mestiere. Sì, sono venuta in Val Seriana nel 2014, bellissimo paese, e niente, la passione degli animali mi ha poi fatto conoscere Mirko e mi ha portato qua. Questa è una passione, devi averlo nel sangue, diciamo. È una passione e un lavoro che devi avere nel sangue. Tu già facevi questo mestiere anche nella tua provincia? Sì, vengo comunque da una famiglia di contadini, che mio papà aveva le mucche, però le pecore mi sono sempre piaciute. Poi nel 2001 avevo un gregge mio, nel 2008 poi ho smesso e nel 2013, quando ho conosciuto Mirko, ho ripreso. Perché quando ce l'hai nel sangue è difficile smettere, qualunque altro lavoro magari lo cambi, gli animali sono gli animali. Qual è il tuo ruolo all'interno dell'azienda, la tua giornata tipo? La mia giornata tipo è quella comunque di, se loro hanno bisogno gli do un colpo di mano, se no poi vabbè, solite cose, faccende di casa di una donna, accudisco magari gli animali se li portano a casa, la pecora che non vuole l'agnellino, la gemellina, queste cose qua, e poi tutta la burocrazia che ormai è diventata online, siamo diventati anche informatici. Però insomma è un lavoro bello a contatto con la natura e soprattutto insomma che fa scoprire anche paesaggi nuovi. Sì, quello sì, sei libero, indipendente, diciamo, fai quello che vuoi, gestisci tu la tua giornata secondo come gira.